venga qua, venga a mangiare il cannolo, palermitano, me lo compro, me lo mangio e me lo plano. Oltre 20 stand con maestri cioccolatieri da tutta Italia, sculture e delizie per ogni palato. Prende il via ad Avellino la festa del cioccolato che fino a domenica prossima si snoderà per le strade di Corso Vittorio Emanuele. Questa mattina, alla presenza del vice sindaco Stefano Laverde e dell'assessore alla cultura Nunzio Cignarella, è avvenuto il taglio del nastro. Beh, credo che sia un'ottima iniziativa. Quando fu prospettata all'assessore Cignarella e anche al sottoscritto, devo dire che abbiamo accolto questa iniziativa con grande soddisfazione. Credo sia la prima volta che questa festa del cioccolato venga ad Avellino. Ci auguriamo che possa trovare il successo della gente e soprattutto che porti un poco di felicità e di contentezza a questa città. Per i prossimi 4 giorni, insomma, il salotto buono della città sarà meta di visitatori e golosi da tutta la provincia di Avellino. Unico rammarico, osserva l'assessore Laverde, e non essere riusciti ad incassare la partecipazione di un'azienda irpina. Io conosco personalmente persone, soprattutto chi lavora il torrone, che lavora anche il cioccolato, soprattutto io vengo dalla zona di Pietra dei Fusi, Vendicano, per cui so bene come viene lavorato il cioccolato. E questo purtroppo, le dico con estrema sincerità, mi dispiace, perché probabilmente la presenza di lavoratori irpini sarebbe stata quel tocco in più che non sarebbe stato male che ci fosse.